Tempo d'estate in questo 7 agosto 2021, buongiorno e bentrovati cari amici di Padre Pio TV, siamo in diretta dal Sagrato della Chiesa di San Pio da Pietrelcina, questa volta dalla parte opposta rispetto a quella probabilmente più conosciuta da dove possiamo notare gli archi che compongono questo capolavoro di Renzo Piano, siamo dalla parte dell'ingresso cosiddetto liturgico, infatti vedete la porta spalancata che ci ricorda che da pochi istanti è terminata la celebrazione eucaristica delle ore 10 che si è celebrata appunto in questa, in questa chiesa e a fianco alla mia destra eh, notate anche la eh, porta battesimale eh, attraverso la quale eh, la notte di Pasqua in maniera eh, principale eh, i battezzati entrano all'interno dell'assemblea liturgica per poter poi partecipare alla celebrazione eucaristica che continua con tutti i riti che ben conosciamo in questa mattinata abbiamo visto diversi eh, pellegrini eh, frequentare e calpestare questi luoghi santi segnati dall'esperienza di vita di eh, San Pio da Pietrelcina eh, in una giornata che eh, insomma suggerisce eh, di frequentare eh, posti eh, ben più estivi diciamo così ma eh, la gente comunque continua a venire qui a San Giovanni Rotondo e a pregare eh, presso la tomba eh, del nostro Santo. E come ogni, eh, in ogni giornata vogliamo aprire eh, la nostra eh, mattinata insieme in cui ripercorreremo attraverso anche il nostro archivio eh, quelle che sono eh, le eh, caratteristiche più belle della spiritualità del Santo del Gargano. Vogliamo partire con eh, il santo del giorno. Eh, tutti quanti eh, vedendo il calendario avrete notato sicuramente che la chiesa quest'oggi ci eh, ricorda eh, San Gaetano, ma noi eh, vogliamo essere eh, un po' più specifici e eh, prendere spunto dal calendario eh, dei cappuccini eh, che ci eh, ricorda che quest'oggi eh, i beati Agatangelo da Vendom e Cassiano da Nanto subiscono il martirio e dunque quest'oggi si celebra la loro memoria liturgica, due missionari che probabilmente, come ci suggeriscono le biografie, sarebbero probabilmente appunto rimasti nell'ombra e nell'oblio eh, se il servo di Dio, il cardinale Guglielmo Massaia, che lavorò per 35 anni nell'Alta Etiopia, non avesse raccolto le tradizioni tramandate dai cristiani di quel posto e non avesse scoperto, dopo opportune verifiche, la loro tomba. Ecco, nei processi il cardinale Massaia depose che il 10 gennaio del 1887 eh, i eh, cattolici dispersi nelle diverse province, come dicevamo, della vasta regione dell'Etiopia, raccontavano ai figli il martirio e la virtù di questi eh, due eh, cappuccini, eh, le cui eh, reliquie eh, sono conservate presso una eh, città dal nome di Gondar. Ecco, una causa di beatificazione che è stata già tentata nel Seicento ai tempi di diversi papi. Per citarne alcuni, Urbano VIII, Innocenzo X, Alessandro VII, fino ad arrivare addirittura ad un re, re Luigi XIV di Francia, che ha fatto sì che la causa venisse introdotta attraverso il suo lavoro e poi continuata dopo la sua morte il 13 giugno del 1887, quindi la beatificazione che si è tenuta il 1 gennaio del 1905 sotto Papa Pio X. Perché sono importanti questi beati che il calendario francescano oggi ci ricorda? Perché attraverso il loro martirio hanno reso quella testimonianza di carità cristiana che tanto ha fecondato eh, le terre a quell'epoca di eh, missione. 40 anni l'uno, 31 l'altro, dunque, eh, anche se la loro formazione eh, assume colorazioni culturali e geografiche distinte, l'ardore missionario e il fervore apostolico li congiunge in un'unica scia di luce, come racconta una cosiddetta leggenda eh, che nelle notti successive al loro martirio si sprigionò dal cumulo di sassi con cui vennero lapidati e dunque eh, quest'oggi eh, ricordiamo questi due eh, santi, questi due beati eh, cappuccini eh, e eh, vogliamo proseguire anche eh, ricordando eh, alcuni eventi significativi accaduti quest'oggi in maniera particolare torniamo in, ita in Italia eh, nel 1420 inizia la costruzione della eh, cupola del Brunelleschi a Firenze, famosissima, chi non l'ha vista è visitata, che poi verrà ehm, eh, completata il 1 agosto del 1436, ancora un altro evento importante nel 1998, purtroppo di tenore molto più eh, oscuro rispetto a quello che vi ho appena raccontato. Eh, il 7 agosto del 98 venivano. Uh, attaccate le ambasciate statunitensi in Tanzania e in Kenya, uh, attacchi che furono rivendicati da uh, Osama Bin Laden, il capo di uh, Al-Qaeda, e che poi uh, sono stati considerati attraverso numerose interpretazioni internazionali come i più importanti attacchi terroristici contro gli Stati Uniti uh, prima dell'11 settembre 2001. Dunque uh, questo, uh, questo evento è davvero molto molto importante alla luce anche di quello che poi successe tre anni dopo, 224 morti e 4.000 feriti. Ma eh, chiudiamo la parentesi legata alla storia e alla geografia per così dire e partiamo con il nostro archivio. In maniera particolare voglio lasciare la parola a Padre Marciano Morra che ci racconta un episodio particolare legato alla vita di San Piero da Pietrelcina. Ascoltiamo insieme. Il racconto del figlio del Calzolaio viene riportato in modo particolare da Frammo Distino e quindi è in certo qual senso una garanzia. Cosa avviene? Il calzolaio è sposato, c'è la moglie, nasce un figlio e nella logica delle cose il figlio deve essere portato in chiesa per essere battezzato. Non sia mai portare il figlio del calzolaio in chiesa. Il calzolaio prende il trincetto, ecco, io lo porto sempre appresso, guai se fate entrare in chiesa il mio figlio. Io non sono mai entrato in chiesa. Aveva paura che gli cadesse addosso un po' di intonaco. Io non sono mai entrato in chiesa e anche mio figlio non deve mai entrare in chiesa. Povero Padre Pio che si sente questa, questa presentazione, si male scongestato, però non perde tutte le speranze e gioca la carta sulla moglie, la mamma del bambino, perché nel frattempo il bambino si ammala e anche seriamente. Allora Padre Pio va dalla moglie e dice, tuo marito non vuole che noi battezziamo i figli. Però c'è una salvezza, una speranza che col battesimo si guarisca. Il Signore interviene, la mamma non se lo fa ripetere due volte. E in segreto, l'aveva detta a qualche altra familiare, eh, in segreto, un pomeriggio prende il bambino, lo avvolge in una copertina e lo porta in chiesa. Padre Pio sta lì che aspetta però aspetta anche il calzolai perché tutti in segreto sapevano che ci sarebbe stato questo battesimo però il calzolai questa volta è stato fuori non è entrato in chiesa e ha aspettato che finisse il battesimo una volta finito il battesimo entra in ballo il calzolaio col trincetto in mano hai messo l'acqua in testa a mio figlio se muore la colpa è la tua. E io vedi, la gola te faccio passare con questo trincetto. La faccio. Padre Pio, che capiva chi era il calzolaio, si chiude in sagrestia a chiave insieme a un'altra persona che gli facesse compagnia. E ogni tanto apriva la finestra per vedere se per la strada passava qualcuno. Come passava qualcuno? Beh, come sta il bambino? E quelli dicevano, no, no, va, va bene, va bene. Oppure non ci sono buone speranze e povera Padre Pio andava alle stelle oppure andava in depressione. E questa storia dirò, però alla fine... Il buon Dio accomodò le cose perché il bambino, il figlio del calzolai, fu battezzato e guarì perfettamente. E quindi sembra un episodio creato, ma vero, che rispetta l'ambiente di quel tempo dove i nemici della Chiesa erano veramente nemici fino al punto da commettere omicidi per ridurre il, il numero dei cristiani. Una cosa incredibile, una pagina amara che questo episodio ce lo ricorda e ce lo presenta. Non smetteremo mai di ringraziare Padre Marciano Morra che eh, davvero ci ha lasciato un eh, tesoro incommensurabile di parole, di testi, di immagini che eh, raccontano non solo la sua esperienza di vita accanto a Padre Pio da Pietrelcina, ma che ci aiutano a comprendere ancora meglio come quest'uomo, Padre Pio, avesse eh, davvero al centro della propria vita il Signore Gesù e il Crocifisso in maniera particolare, segno che poi si è reso ancora più evidente attraverso il dono delle stimmate che eh, ricorderemo il mese prossimo, qualche giorno fa. Un altro evento mistico importante nella vita di Padre Pio è il 5 agosto, la trasverberazione avvenuta nel eh, convento antico di Santa Maria delle Grazie, preludio a quello che poi sarebbe stato il, eh, davvero quel gesto di eh, crocifissione che dal 20 settembre del eh, 1918 fino al 23 settembre del 68 ha accompagnato la vita del nostro santo. E dicevamo di Padre Marciano che ci ha lasciato questo eh, tesoro di parole, di gesti di immagini attraverso non solo i suoi scritti, ma come vi stiamo facendo vedere in questo tempo d'estate, come i più assidui telespettatori sicuramente avranno potuto percepire anche negli anni addietro, quando Padre Marciano era in mezzo a noi, eh, davvero non smetteremo mai di ringraziarlo. E per continuare la nostra mattinata di eh, riflessione anche in vista della celebrazione eucaristica delle 11.30 che si celebrerà in questa eh, chiesa all'interno della chiesa di San Pio da Pietrelcina, vogliamo riflettere su un brano eh, particolare della Sacra Scrittura che eh, verrà proclamato in questa mattina. Eh, mi sto riferendo al Salmo... 17 e vogliamo insieme ascoltare la spiegazione, la riflessione che Don Giuseppe de Virgilio, nostro amico biblista, ci ha offerto a tal proposito. Ascoltiamo, Don Giuseppe. Salmo 17, possiamo definire questo salmo il salmo della giustizia di Dio, è un testo di una preghiera forte che tocca un argomento, è l'argomento molto importante e attuale oggi, in che senso possiamo parlare della giustizia di Dio nelle ingiustizie del mondo? perché Dio non si prende cura di fare giustizia di fronte alle situazioni drammatiche dell'umanità. E questo, questo orante che scrive questo salmo apre il suo cuore. Davanti a Dio sembra di essere come in un tribunale dove Dio è un giudice. E il salmo 17 recita così. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sia attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno. Dal tuo volto venga per me il giudizio, i tuoi occhi vedono la giustizia. Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, promiami al fuoco, non troverai malizia. La mia bocca non si è resa colpevole secondo l'agire degli uomini, seguendo la parola delle tue labbra. Ho evitato i sentieri del violento. Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, i miei piedi non vacilleranno. Questi primi versetti sono il grido di un uomo che dichiara la sua innocenza. L'orante che si mette davanti a Dio, come molte volte anche noi ci mettiamo davanti a Dio di fronte ai fatti della nostra storia, crediamo che Dio può leggere il cuore che Dio può aiutarci a capire, a fare discernimento di fronte alle situazioni che accadono. Notiamo come il Salmo ci presenta le immagini antropologiche, il cuore, la colpa, le labbra, scegliere la via giusta. Il Salmo apre in qualche modo la strada a un esame di coscienza. È un Salmo che di fronte alla vita ti chiede di fare un profondo esame di coscienza e non può essere giudice un giornale o l'opinione pubblica o qualcuno che passa che ti è vicino di casa il giudice del tuo cuore sarà Dio perciò il salmista nei versetti 6-9 apre un'invocazione di supplica e dice così io ti invoco perché tu mi rispondi o oh Dio tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole mostrami i prodigi della tua misericordia tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra Custodiscimi come pupilla dell'occhio, all'ombra delle tue ali nascondimi di fronte ai malvagi che mi opprimono, ai nemici mortali che mi accerchiano. Si nota in questa seconda parte la fede, la fede di questo orante che, innocente, si sente giudicato forse dagli altri, ma chiede a Dio un giudizio di verità sulla sua vita. Quello che la gente non capisce, non può giudicare. Soltanto Dio capisce e solo Dio può giudicare. E allora ai versetti successivi, dal versetto 13 al versetto 15, la supplica del salmista è perché Dio intervenga nella sua storia contro gli empi, contro quelli che fanno ingiustizie. Ci sono molte situazioni di ingiustizia. Questo salmo assume delle caratteristiche profondamente attuali così il salmista grida alzati Signore affrontalo, abbattilo con la tua spada liberami dal malvagio con la tua mano Signore dai mortali dai mortali del mondo la cui sorte è in questa vita sazia pure dei tuoi beni il loro ventre se ne sazzino anche i figli e ne avanzi per i loro bambini ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto a risveglio mi sazierò della tua immagine. L'orante si fida della giustizia e confida nella provvidenza di Dio. Quanto è importante questo insegnamento per noi. Non possiamo farci giustizia con le nostre mani, di fronte all'iniquità, di fronte alle ingiustizie, di fronte agli scarti, come Papa Francesco ama ripetere. Dobbiamo essere forti fidandoci di Dio, fare la nostra parte attraverso il nostro impegno, ma chiedere a Dio che veda e provveda. Come nel cuore di questo personaggio in, in, che vive l'innocenza si alza la preghiera della fiducia. L'innocenza e la fiducia sono il messaggio del Salmo 17. E ora qualche istante di pubblicità e poi ritorneremo ancora in diretta dall'ingresso della chiesa di San Pio da Pietrelcina per prepararci alla celebrazione Eucaristica. Restate con noi. Nei nostri studi di Viale Cappuccini è già pronto il direttore Stefano Campanella con un importante ospite. Voglio subito dare a lui la linea. Ed eccoci in studio, grazie per la linea per raccontarvi quello che è successo sa sabato sera, sabato 31 luglio a San Giovanni Rotondo, eh, perché eh, si è svolto il Grand Prix del teatro e nell'ambito del Grand Prix del teatro organizzato dalla Barrett International Group. Uh, C'è stata la premiazione, tra gli altri, di Pierluigi Nicoletti che abbiamo con noi in studio, il quale è il direttore del Teatro degli Eroi di Roma. Un teatro che si distingue per due caratteristiche particolari. La prima è un teatro tecnologicamente d'avanguardia perché ehm, è, uno, è, è uno dei primi teatri che ehm, diciamo, ha, ha adottato le innovazioni digitali e quindi che eh, si serve della tecnologia, sposa la tecnologia al classico eh, modo di esprimersi degli attori sul palcoscenico. Ecco, come mai questa scelta e in cosa consiste questo eh, rinnovamento tecnologico dell'attività teatrale? Ma, eh, tutto deriva dal fatto che purtroppo viviamo in un'epoca in cui la pandemia ci ha un po' condizionati e, e quindi ci ha costretti a stare fermi per un anno e mezzo in chiusura totale. Questo eh, è, è impossibile eh, da sostenere, siamo un teatro privato quindi non abbiamo le, i contributi, però abbiamo approfittato di un'occasione dataci dalla Regione Lazio che ci ha permesso di provare a, di, a, a migliorare la tecnologia del nostro teatro che già per essere un teatro piccolo, 180 posti, eh, già era abbastanza dotato. In quest'ultimo periodo invece abbiamo fatto un investimento. Eh, legato appunto al miglioramento tecnologico con l'acquisto di eh, un mixer digitale per le luci, quindi per ampliare tutta la gamma dell'illuminazione. Dell Ci sono molte cose da dire, come ad esempio in teatro è preferibile avere le luci alogene perché sono luci calde, oggi però la tecnologia permette di avere anche lampade a led sia calde che fredde che però danno la possibilità di cambiare colore repentinamente senza dover inserire gelatine, eccetera. In più, il problema del pubblico a teatro, purtroppo siamo costretti ad indossare le mascherine, siamo costretti a fare delle riduzioni di numeri di spettatori e quindi ancora potrebbe succedere di nuovo che ci si debba chiudere, speriamo di no, lo dico proprio auspicando che non sia così. Però ecco, se dovesse succedere, eh, sono contrario. Allo streaming teatrale. Eh, lo streaming teatrale è veramente pressoché eh, senza emozioni. Attraverso la televisione non si riesce ad esprimere quello che si, si può esprimere in teatro attraverso lo spazio mistico tra attore e pubblico e tra pubblico e attori. Quindi preferisci chiudere la sala cinesca, ma quello con lo streaming, o quello in tv non è il teatro. Questo... Non è il teatro, però se siamo costretti dobbiamo fare quello e quindi io necessariamente mi sono organizzato per allestire un impianto di ripresa come, simile a questo, di questo studio meraviglioso, per, per poter proseguire, per dare possibilità agli attori di esibirsi e quindi di non rimanere a casa, per dare al teatro la possibilità di mantenere aperto e quindi di continuare a pagare tutto quello che c'è da pagare, e non ultima la gestione, non ultima la, la, la spazzatura, che nonostante siamo stati chiusi un anno e mezzo è arrivata anche quella, quindi paradossale però. Bisogna far fronte e quindi per poter far fronte, oltre a tutto quello che possiamo inventarci per dare il teatro in casa, anche altre attività, come per esempio eh, un monologo può essere rappresentato in streaming, eh, un piccolo sketch, un lavoro comico sicuramente può funzionare. Abbiamo visto l'esperienza di Zelig colorato questi grandi programmi televisivi. Però ecco il teatro io come direttore artistico e come regista... Non riesco a vederlo, non, non riesco a emozionarmi davanti a un. Abbiamo visto molte eh, opere di, eh, di De Filippo, no? Eh, mm -hmm. Rappresentate in televisione, sto, diciamo opere vecchie, rappresentate sulla, sulla tv, che fatte da lui probabilmente avevano anche la possibilità di dare delle emozioni. Però ecco, insomma, non è la stessa cosa che viverle in teatro. E come ha reagito il pubblico a questo surrogato di teatro reso necessario e eh, non eh, diciamo, eh, con possibilità alternative dalla pandemia? Ma il pubblico, il pubblico ovviamente se non deve alzarsi dalla poltrona, prendere la macchina e venire a teatro, cosa oggi è ancora più difficile del passato, a casa fruisce di ciò che la televisione gli propone. È chiaro che eh, noi anche in questo caso dovremmo comunicare il nostro link per far sapere che in scena c'è quella commedia o quell'attore in particolare che rappresenta in quella situazione eh, uno spettacolo. Difficile anche questo perché poi come possiamo ottenere un riscontro economico da tutto ciò? Lo spettatore che riceve il link dovrà pagare una piccola quota simile o forse molto meno del biglietto per poter fruire in televisione di questo spettacolo. Ci sarà, non ci sarà? Lo seguiranno solo gli amici degli amici che sono interessati e coinvolti all'iniziativa? Ancora non lo sappiamo. Diciamo che è una scommessa. Una scommessa il uh, tuo teatro, il teatro degli eroi, uh, fa anche attività teatrale sociale. In che cosa consiste? Ma eh, diciamo che la sensibilità verso questo tipo di, di temi eh, nasce anche dalla, dalla propria esistenza, dalla propria vita, dal proprio vissuto e, e quindi noi in questo contesto abbiamo deciso di dare importanza al sociale. In particolare mh, ho un nipote autistico e, e seguendo un po' le emozioni e le problematiche di mia sorella che è la, è la mamma di questo ragazzo, e ci siamo un po' concentrati sul, sull'attenzione a questa tematica per prima, perché, perché necessita di essere un po' conosciuta. I vari tipi di autismo che nessuno sa, nessuno conosce, pochi conoscono, eh, sono l'esempio della, della mancanza di conoscenza del tema. Quindi, attraverso un libro scritto da mia sorella, che si chiama Raccontami il mare che hai dentro, della Pendragon. E abbiamo estratto un, uno spettacolo teatrale. Questo spettacolo teatrale si chiama Noi Due con interpreti Daniela Rosci e Lorenza Guerrieri. Eh, nel quale abbiamo voluto raccontare le difficoltà che incontra una mamma nel momento in cui scopre di avere un figlio autistico e tutte le difficoltà che deve affrontare fino a, a raggiungere un'età in cui il ragazzo è grande e ha superato la maturità anche se in questa fase poi si innescano degli altri meccanismi ancora difficili da, da raccontare perché anche per noi è inesperienza. E quindi poi subentra la preoccupazione del dopo di noi e tante altre problematiche che il sociale presenta a chi purtroppo ha la sfortuna di, di entrare in questo tipo di percorsi. In più stiamo organizzando una rassegna teatrale a breve, una l'abbiamo già fatta, che si chiama Theater Ability ed è una rassegna teatrale nella quale le compagnie che parteciperanno alla rassegna devono necessariamente avere al loro interno almeno un attore con una minima disabilità. È un progetto per cercare di dare anche a chi non ha tutte le possibilità come... Nella, nei normo dotati, diciamo così, anche se il concetto di normalità è sempre così astratto, certo. e, mh, cerchiamo di, di coinvolgere, di far arrivare delle emozioni reciproche per chi anche questa semplicità di potersi esprimere non l'ha. E ora chiudiamo un attimo in soffitta il direttore artistico del Teatro degli Eroi, il regista teatrale, per parlare a Pierluigi. Tu sei venuto qui a ritirare il Gran Prix del Teatro, ma sei venuto qui anche perché ti attraeva la figura di Padre Pia. La prima volta che viene a San Giovanni Rotondo? Sì, sì, è la prima volta. E quale attrattiva ti ha eh, spinto ulteriormente a venire, oltre alla motivazione del al premio, insomma? Allora, eh, torno alla premessa: il fatto di avere una sensibilità legata a motivazioni personali che eh, ciascuno di noi si porta dentro. E, mh, la mia esperienza di vita eh, mi ha posto davanti tante difficoltà. Eh, una recente, la racconto semplicemente perché credo che poi tutto questo faccia parte di, una, di un anello di congiunzione con la spiritualità. Eh, anni fa mia madre ebbe un'emorragia un cerebrale e eh, feci una corsa dal locali dalla località del mare dove ci trovavamo per portarla al gemelli e quella sera entrammo nel pronto soccorso del gemelli e eh, il medico ci disse dopo l'attacco ha un'emorragia, faremo un intervento estremo, però non so dirle che cosa succederà. Eh, vedremo quando si risveglierà che cosa sarà successo. E io in quel momento... Mi affidai a, eh, eh, al Divin Amore, alla Madonna del Divin Amore. Promisi un'elargizione uh, un economica, eh, non sapevo a che cosa veramente eh, appendermi per cercare di sostenermi. Eh, e dopo neanche un'ora uscì il medico e mi disse: Tutto a posto, siete stati fortunati e mia madre uscì con il lettino già sveglia. Era, si era addormentata ormai senza coscienza si è svegliata cosciente in piene condizioni positive e io mi sono accorto che avere qualcuno che dall'altra parte ti può sostenere è importante non so per quale ragione però questa cosa ha funzionato ho un altro problema di cui però non vorrei parlare in questo momento per il quale credo che la figura di padre pio possa essere un altro riferimento per cercare di risolvere alcune problematiche che umanamente non sono così raggiungibili con, con tanta sicurezza. Vuol dire che se Dio vorrà eh, tornerà nei nostri studi quando i problemi si saranno risolti? Anche no, perché potrei anche tornare nei vostri studi eh, per cercare ancora supporto di Padre Pio, quindi chiederglielo direttamente visto che questa struttura... Gli appartiene in qualche modo. Perché noi, i nostri studi sono sempre aperti. Grazie, grazie. a Pierluigi Nicoletti, la grazie linea può voi. tornare alla chiesa di San Pio. Grazie, grazie Stefano. E allora, prima di partecipare alla celebrazione eucaristica delle 11.30, eh, vogliamo continuare e prepararci a questa eh, celebrazione con eh, le parole di Papa Francesco. Eh, lo scorso anno il Papa ha tenuto un ciclo di catechesi dedicate al tema della pandemia dal titolo Guarire il mondo e il 30 settembre ha pronunciato delle parole molto importanti eh, riguardo a questa convivenza che ci deve essere tra noi è questo virus che eh, probabilmente ci terrà compagnia per molto molto tempo, Un, una pandemia che ha sconvolto letteralmente le vite di ciascuno di noi e che eh, attraverso le parole di Francesco vogliamo provare in qualche maniera a rendere eh, spunto per il futuro attraverso delle buone pratiche mutuate dal Vangelo. Papa Francesco lo ascoltiamo e poi rientriamo per la celebrazione eucaristica. Un piccolo virus continua a causare ferite profonde e smaschera le nostre vulnerabilità fisiche, sociali e spirituali. Ha messo a nudo alla gente dis disuguaglianza che regna nel mondo. Disuguaglianza di opportunità, di beni, di accesso alla sanità, alla tecnologia, all'educazione. Milioni, milioni di bambini non possono andare in scuola. E così via la lista. Queste ingiustizie non sono naturali né inevitabili, sono opera dell'uomo, provengono da un modello di crescita sganciato dai valori più profondi: lo spreco di, del pasto, lo spreco del pasto che avanza. Con quello spreco si può mangiare a tutti. E ciò ha fatto perdere la speranza a molti e ha aumentato l'incertezza e l'angoscia. Per questo, per uscire dalla pandemia, dobbiamo trovare la cura non solamente per il coronavirus, che è importante, ma anche per i grandi virus umani e socio-economici. Non nasconderli, non fare una pennellata di vernice perché non si vedano. E certo non possiamo aspettarci che il modello economico che è alla base di uno sviluppo iniquo e insostenibile risolva i nostri problemi. Non l'ha fatto e non lo farà perché non può farlo. Anche se certi falsi profeti continuano a promettere l'effetto a cascata che non arriva mai. Avete sentito voi? Il teorema del bicchiere. È importante che il bicchiere si riempia e così poi cade sulle, sui poveri, sugli altri e ricevono ricchezze. Ma c'è un, un fenomeno. Il bicchiere incomincia a riempirsi e quando è quasi pieno cresce. il bicchiere cresce e cresce e cresce e mai la cascata, mai. State attenti. Dobbiamo metterci a lavorare con urgenza per generare buone politiche, disegnare sistemi di organizzazione sociale in cui si premi la partecipazione, la cura, la generosità piuttosto che l'indifferenza, lo sfruttamento e gli interessi particolari. Dobbiamo andare avanti con tenerezza. Una società solidale ed equa è una società più sana, una società partecipativa dove gli ultimi sono tenuti in considerazione come i primi, rafforza la, la comunione. Una società dove si rispetta la diversità è molto più resistente a qualsiasi tipo di virus. Mettiamo questo cammino di guarigione sotto la protezione della Vergine Maria, Madonna della salute. Lei che portò in grembo Gesù ci aiuti ad essere fiduciosi. Animati dallo Spirito Santo potremo lavorare insieme per il regno di Dio che Cristo ha inaugurato in questo mondo venendo tra noi. È un regno di luce. In mezzo all'oscurità, di giustizia, in mezzo a tanti oltraggi, di gioia, in mezzo a tanti dolori, di guarigione e di salvezza, in mezzo alle malattie e alla morte, di tenerezza, in mezzo all'odio. Dio ci consenta di viralizzare l'amore viralizzare l'amore e globalizzare la speranza alla luce della fede.